Buongiorno, piccole teste di gnu. Ci sono meno 16 gradi, ok? Cioè, se notate, si è congelato il coso che riscalda l'acqua. Così, giusto per dire. Questo è un blocco più duro dell'acciaio, sarà spesso 15 centimetri, forse. Allora, la giornata è bellissima, non c'è vento, sono le 9 di mattina, è abbastanza secco. Questa sarà tipo una delle pochissime volte che mi vedrete effettivamente coperto un po'. I guanti non mi servono, ma ho comunque l'intimo termico, la tuta pesante e due paia di calzini, oltre gli stivaletti. Adesso prendo un paio di robe dalla macchina e parto. Oddio, eccolo che era finito l'ultimo panino. Ce l'avevo in macchina. È diventato un blocco di ghiaccio. Ottimo. E dai, almeno posso farmi un panino se c'ho voglia. Comunque è un blocco di ghiaccio, sta povera macchina. E non ho ancora avuto tempo di metterla a posto, quindi vabbè. Ok, recuperato il mio filo col bacco. Almeno credo che sia un col bacco, non lo so. Ok, preso tutto. Tranne i guanti che non riesco a trovarli, non so che fine hanno fatto, e ho trovato una golia bianca in macchina, che con sto freddo è diventato un blocco il ghiaccio pure quella, e quindi rip. Adesso mi dirigo in direzione Fiume. Spero mi si senta, mi sa che devo parlare un po' più alta voce. Comunque, questo è il mio outfit. Come vedete non sono copertissimo, ma più del solito, diciamo. Ah, l'aria è bella croccante, diciamo. Questo è il cimitero in cui sono andato qualche settimana fa, o due settimane fa, tipo, che era tutto innevato e non si vedeva niente perché faceva un buio pesto. E la telecamerina non è proprio al massimo al buio perché ha un sensore piccolo. Però era suggestivo, ho fatto delle belle foto. Ah, per chi non credesse la temperatura, così è per dire, cioè, non è uno screen, è effettivamente il meteo di qua. Ok, il mio acerrimo nemico, le scale. Non sono ghiacciate, vero? Ah, dovete sapere che io soffro di vertigini. Ma sono vertigini strane, nel senso che se sto tipo in cima a quella roba lì non mi succede niente, ma scale, sgabelli, robe basse, insomma, ho una paura fottuta di cadere e le faccio piano. Non so come mai, è sempre stato così. Ah, si dà il caso che io non sia mai andato così lontano da casa a piedi. Quindi è un'esperienza nuova. Inoltre, non so esattamente dove sia il fiume, sto andando un po' a cazzo di cane. Cioè, immagino sia in quella direzione. Ok, il fiume lì è decisamente mezzo congelato perché è pieno di iceberg. E immagino che questa stradina porti lì, non lo so, o almeno vicino. Perché altrimenti non saprei come arrivarci esattamente. Boh, facciamo una prova. Ok. Dal cartello che c'è scritto Usupio Tacas, quindi, però c'è anche, com'è, è sinistra ma anche di qua? Cosa vuol dire? Non capisco. Però vabbè, immagino che Uzupis sia più o meno in quella direzione a sto punto. Come vedete ci sono delle, che cazzo è quella palla là sotto? The fuck? Perché c'è una palla appesa? È una cosa artistica o serve a qualcosa, tipo antisismica, come in Giappone che ci sono le colonne in mezzo ai palazzi antichi? Allora, come vedete, qua sotto c'è una discesa che scende e va lì sulla mini spondina. Il problema è che la zona non è libera, nel senso è piena di rami, rametti, alberini, alberetti, e se faccio decollare il drone e sbaglio qualcosa finisce dritto nel fiume, quindi no, grazie. Qualcosa mi dice che sto uscendo dall'area bella della città per andare tipo nella zona dissestata popolare. Non so, è qualcosa tipo la mancanza di asfalto e queste case.
spero di stare andando nella direzione giusta, sinceramente. Ovviamente io potrei anche controllare Google Maps, ma non sarebbe divertente. E tra parentesi, sto iniziando ad aver caldo, mi stanno sudando le mani. Ok. E nel caso qualcuno di voi non dovesse credere al meteo e tutto il resto, quello è un pezzo di fiume, cioè tutta quella parte ghiacciata è un pezzo di fiume, oltre agli iceberg che vagano. Comunque sì, penso di essere proprio nella parte più ghettizzata di Vilnius. Non lo so, sembra tipo un posto dove ti rubano i reni, sinceramente. Però vedo che ci sono delle cose da costruzione, quindi magari stanno per buttare giù tutto e rifare. Può essere, non lo so. Non so se sono abitate ste robe. Adesso non so se si vede perché l'ho tirata via, ma pensavo di avere tipo una caccola del naso appiccicata ai baffi. Ho fatto così. Ah no, c'è ancora? E sono congelati per il vapore del naso, cioè per la condensa. Sono ghiacciati i baffi. Ok, ho trovato questa scultura, credo, boh, coi fiorellini. Non so chi siano questi tre qua, ma hanno tutti la stessa identica faccia, stesso naso. Cambiano giusto i baffi, i capelli. Quindi erano fratelli? No, non lo so. No, no, non so chi siano. C'è scritto Vileishai Broliai Kelejai Lietuvos di 10. Ho probabilmente pronunciato tutto sbagliato, ma va bene così. Allora, ho provato a chiedere un'indicazione a una ragazza che c'era lì alla fermata del bus. E perché c'è un... cosa sta facendo quello? Vabbè, comunque, mi ha detto che è più o meno in quella direzione, non di là. Ma io vado lo stesso di là perché ho visto che c'è quella specie di castello che potrebbe essere tranquillamente il penitenziario, per quanto mi riguarda, perché dovrebbe esserci un penitenziario da qualche parte qui. E sembra abbastanza penitenziariesco. Allora, non so quanto leggerete, ma lì c'è scritto che c'è la collina delle Tre Croci, che è in quella direzione, a 560 metri. Ed è interessante perché volevo andarci, quindi casualmente sono passato in un posto in cui mi interessava passare. E ci sono questi piccioni, credo, non so, sono enormi, però sembrano piccioni. Boh. Allora, dubito di dover passare di lì perché là è a fondo chiuso, è un parcheggio. Le strade sono due, asfalto o strada ripida che taglia la strada. Opterò per questa perché sono stronzo. Ok, un mese e mezzo fermo si sta facendo sentire. Poi l'aria ghiacciata e secchissima non aiuta la mia asma. Sono leggermente in iperventilazione. Il mio regno per un inalatore. Erano anni che non avevo l'asma. È una bella salita. Ho trovato un tronco e un posto dove fanno i falò. Penso che farò una leggera pausa fin quando non smetto di avere sapore metallico in bocca. Piccolo 360. Questo posticino squisito che mi permette di respirare. Sto cuocendo, mi sono dovuto togliere il colbacco perché morivo. Raga, ho beccato una roba strana. Non so cosa sia. È un cerchio di pietra con una lampada in mezzo, credo. È un portale per un altro mondo? È un rito satanico? Che è sta roba? Ho trovato un cartello messo in lituano. C'è scritto Tempio di Agna sul Monte Krivia, credo. In questo luogo racconta i tempi in cui il fuoco sacro, il dio camminava in mezzo al popolo. È tipo un centro per i riti pagani. C'è scritto di vietato di creare falò, ma vedo segni di falò, quindi boh. Nel dubbio io lì dentro non ci entro perché
già ho fatto danni col cimitero che non si poteva entrare di notte, ma è aperto, che cazzo ne so io. E quindi, boom. Ok. Si inizia a vedere la cima. Comunque se quelli erano 560 metri, mia nonna paterna mi vuol bene. Forse in linea d'aria 560 metri. No, non con tutte le curve e le bestemmie. Comunque, dai. Ok, sono in cima. Ah, che bella vista. Ne è quasi valsa la pena di farsi venire un paio di infarti. Oh. E come immaginavo, sono l'unico stronzo qua. Anche perché con meno 16 gradi alle 10 di mattina di mercoledì bisogna essere proprio le teste di cazzo per venire qua a piedi. Ecco, pure il corvo che aspetta che crepi per mangiarmi gli occhi. Ah. Eccole qua le tre croci in tutto il loro splendore di cemento, credo. Qua c'è... Sotto... Ok, pessima idea. Sotto la coltre di ghiaccio c'è l'esatta vista di quello che c'ho davanti, più o meno esatta, no, è storta, doveva essere così, ma va bene, con scritto cosa è cosa, quindi tipo chiesa di San Giovanni è quella, quello là è la torre della TV, ah no, la torre della TV è ancora più, ah, quella là in fondo, e questo qua è il Gediminas, il castello di Gemidinas, quello. Ok, va bene, bello. Allora, proviamo a decollare. 0 metri altitudine, 100% batteria. Ok, registrazione iniziata. Ok, non so quanto sia l'altezza massima qui, ma nel dubbio 16 metri altitudine, 99% batteria. Sì, ho capito, non c'è bisogno di continuare a ripetermelo, però allora vediamo se mi fa arrivare 17 metri altitudine, se mi fa arrivare 98% batteria. Oddio, che fastidio. Dicevo, vediamo se mi fa arrivare al castello da qualche parte, non lo so. Non so esattamente quanto sia l'altezza massima in sta zona. Carina la view. 20 metri altitudine. 96% batteria. Sì, va bene, ho capito, basta. Oh, figo. Qua c'è il castello. Io sinceramente non ho voglia di andare troppo distante da qua. 20 metri altitudine, 95% batteria. Madonna, che fastidio. Aspetta che abbasso il volume perché veramente mi sta facendo il mega cancro. Allora, praticamente ho installato sta app che mi permette di fare alcune cose carine. Ovvero, vediamo un po'. 23 metri altitudine. Minchia, quanto sono andato lontano? Non me l'ho neanche accorto. Ok, sto arrivando verso di me, quindi dovrei vederlo da qualche parte. Dov'è? Dimmi chi è? Non lo vedo. Ah, eccolo là! Oh! Nice! Porca troia! Ok, allora, adesso, in teoria, se faccio così e faccio... faccio orbita 23 metri altitudine, credo di poter, no, ok, orbita è un altro, focus dovrebbe essere, credo, no, c'era una funzione traccia, credo. Ok, adesso lui sta tracciando le croci, in teoria. Adesso se io mi alzo, la telecamera continua a seguirle. E infatti funziona, perfetto. Ora, dovrebbe esserci un'orbita a... Vai.
24 metri altitudine. Ok, quindi se io faccio così, lui continua a... Oddio. Ok, dovrebbe esserci anche quella automatica in teoria, però non ne sono sicuro. 34 metri altitudine, 88% batteria. Che stress, devo spegnere sto coso. Ok, allora, l'app è ancora in beta, quindi non è precisissima e soprattutto sto coso non è fatto per fare tutte ste cose, però è carina, è figo. E se io tipo faccio così, vedi, lui si riporta nella stessa cosa. Ok, a questo punto voglio provare la funzione di tracking per vedere se effettivamente sta fermo e io giro e lui dovrebbe seguirmi. Fatto partire. Oh, 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 mi sta seguendo. Ah, che figanza. Forse l'ho messo un po' troppo vicino, ma chi se ne frega, era giusto per provare. E non sto toccando niente, eh? Sta facendo tutto per i cazzi suoi. Bellissimo. Ok, mi ha perso perché mi sono avvicinato troppo, mi sa. Vediamo se mi ritrova. Allo? No, m'ha perso. M'ha perso completamente perché era abituato con me in... stop, stop, stop. 65% batteria. Registrazione. Allora. Signor... No, ehi. Stop. Track. 5 metri altitudine. Come che si torna? Così? Track. Ok. Ok, il fatto di partire con la me stesso scuro e poi me stesso scuro e poi il come si dice passare al chiaro perde il tracking, ovviamente, perché poverino non è neanche fatto apposta per fare queste cose. Ok, adesso voglio fare una prova a andare un po' più in alto. E un po' più lontano. Ok. E voglio fare il follow. Oddio, ho paurissima perché adesso è in automatico. Registrazione iniziata. Allora, vediamo. 10 metri altitudine. Mi sta seguendo? Ok, come mai non mi sta seguendo? Ok. 10 metri altitudine. 43% batteria. Oh, mi sta effettivamente seguendo! Che figanza! Ok, stop. Ho paura. 10 metri altitudine. Registrazione interrotta. Allora, facciamo così. Vediamo... col tracking. Registrazione iniziata. Come funziona un po'? In teoria adesso dovrebbe tracciarmi mentre vado su e stare fermo lì. Ok, no, mi ha perso. Ok, in controluce non funziona benissimo, però dai, sempre carino. Vediamo se mi ripiglia tornando indietro. 4 metri altitudine. 36% batteria. Ok, mi ha ripigliato. Nice. Nice, molto nice. Very mucho nice. Direi che ho fatto abbastanza prove. Posso anche atterrare. Vediamo se riesco a atterrare sulla panchina senza crasharlo tutto. Vediamo se sono allineato. Sembrerebbe di sì. Nice. Bene. Ok, sono riuscito a non schiantarmi. Ho fatto un sacco di figate. E ottimo, adesso non so come cazzo tornare indietro. Ok, dopo i voli e tutte le altre cagate, ci sta un 360 col selfie stick qua sopra. Ma che bello. E
Stoppete! Adesso vediamo di tornare indietro in qualche modo, morirò! Ah, mi sono dimenticato di dirlo, ma qua c'è una scritta in latino, non so cosa c'è scritto, non mi interessa neanche. Lì c'è il simbolo della piccola X, boh, l'ho già visto da qualche parte, credo in chiesa, ma non sono una persona religiosa, quindi non ho la minima idea di cosa sto dicendo. Ok, sto per lasciare il luogo. Ho attaccato il case della telecamerina alla batteria che c'è nello zaino, così si ricarica un pochino, e sto facendo la discesa dall'altra parte. Sono arrivati anche dei ragazzi della Polonia, non sembravano molto amichevoli, ma vabbè, gli ho fatto una foto, gli ho proposto di fargli una foto tutti assieme, visto che stavano tentando di stare in sei in un selfie, e basta, adesso loro stanno scendendo e scendo anch'io. Boh, io la gente così non la capisco. Scendendo ho trovato questo, cioè là ci sono le croci e c'è questo campo, ma stanno sparando? Comunque non sembra un campo sportivo, però magari ci fanno le gare quelle di ballo, può essere, perché mi avevano parlato di un posto in cui facevano le gare di ballo ogni 4 anni, perché c'è un altro in cui fanno le gare di cioè, o meglio, spettacoli di canto e anche uno di ballo, quindi magari questo qua è quello, non ne ho idea. Allora, c'è un problema. Io mi sono completamente dimenticato di dove volevo andare all'inizio, che è Uzupis, che è 1 chilometro di là, a quanto pare. E il problema è che ho consumato parecchie batterie, sia della telecamerina, sia del cellulare, sia del drone. O meglio, il drone ha ancora due batterie piene. E sono le 11. Io mi sa che torno un'altra volta, perché sennò la vedo dura tornare per un orario decente a casa. E là ci sono i palazzoni. Come ho notato, là è da dove sono partito per andare su nei boschi. E la strada è tipo molto più corta da qua che dal bosco, cazzo! L'ho allungata per qualche motivo andando in linea retta. Com'è possibile? Vabbè, almeno ho fatto un bel video. Spero vi sia piaciuto. Perché a me non è piaciuto. Ok, sto tornando indietro. Là ci sono le statue dei 3 re magi. Ho visto questa banchina che scende, questa specie di zattera con una casa sopra e una mini casina attaccata dietro che galleggia ma è bloccata nel ghiaccio. Non so se ci abita qualcuno, non so se è una roba turistica. Nel dubbio, io là sotto non ci scendo con quei gradini del cazzo congelati. Però guardate che bello il fiume con gli iceberg. Ok, ho trovato una mappa della zona. In questo momento sono qua. Prima sono sceso di qua, sono andato di qua, sono arrivato qua e ho tagliato nel bosco così e sono arrivato qua alle croci e poi sono sceso facendo questo giro qua. Qua c'era il cartello e diceva che a 1 chilometro c'era effettivamente Uzupis, che è qua. E però il problema è che c'era una discesa in mezzo al bosco, un altro pezzo di strada, forse ancora bosco, non ne ho idea, e poi si arrivava qua. Effettivamente veniva un po' lunga perché io volevo arrivare fino a qua e saranno almeno 3 chilometri in più, quindi forse è meglio di no. Allora, rieccoci ai 3 re magi col tavolo imbandito di fiori. Non passo più da là sotto, ma passo da qua perché almeno vedo una parte nuova. E anche perché là mi sa che l'ho rischiata un pochino andarci. Imagine, ma cosa ti porti a fare sempre 15 kg di roba sulla schiena? Cosa te ne fai del caricabatterie? Cioè della power bank da 20.000 mAh? Cosa te ne fai della carta igienica? Cosa te ne fai dei ramponi? Questo me ne faccio, c'ho sempre dietro tutto. E comunque 15 kg sulla schiena non mi fanno assolutamente nulla. Cosa? È la cosa più inquietante che abbia mai visto quell'orsetto lì, poverino. Sembra che voglia scappare. Comunque,
continuano a congelarsi i baffi, eh. Ho sempre i pezzettini di ghiaccio sopra. Ah, fa male. Ah. Qualcosa mi dice che questa potrebbe essere effettivamente la casa del Papa qua a Vilnius. Perché mi hanno detto che c'ha la casa il Papa qua a Vilnius, e visto che c'è un Papa là e l'altra, la statua di Gesù là in fondo, potrebbe essere questa? Dico cagate? Non lo so. Effettivamente c'è anche tipo una mega croce lì, quindi o è tipo un convento. Boh. Ah, il sardo mi diceva qualcosa effettivamente, che qua è pieno di ambasciate. Questa è l'ambasciata danese a quanto pare. Magari c'è anche quella italiana da qualche parte. O siamo poveri e sfigati e quindi non ce l'abbiamo. Boh. Nel dubbio, per fortuna sono quasi arrivato a casa, perché c'è una fame terrificante. E avendo dormito un'ora e mezza stanotte, non avendo fatto colazione, forse è il caso di rifocillarsi. Anche perché adesso non so quanto è preciso, perché ho sempre avuto la mano ferma sul drone per sicurezza, però mi sembrano pochi 7000 passi in 2 ore. Secondo me ne ho fatti un po' di più. Comunque sì, decisamente non mi ha contato i passi, perché avevo il braccio così tutto il tempo. E vabbè, non mi ricordo se è andata, l'ho filmata, ma qua c'è tipo una chiesa brutta e non mi piace e quindi fa schifo, basta. E giusto per info, nelle quasi 3 ore che sono stato in giro è aumentato di ben 4 gradi la temperatura, quindi fa caldo. Sapete che mi è venuto il dubbio? Perché sto muro qua, ci ho fatto caso adesso passando a piedi, che è pieno di filo spinato, non so se si vede, e c'è scritto territorio controllato dalle videocamere. Non vorrei che fosse questo il carcere. Boh. Ok, non è il coso dei carcerati, ma è servizio di pubblica sicurezza, Ministero dell'Interno. Ah, è per quello che ho visto le camionette entrare. Figo. Comunque, c'è da dire che anche se è un cimitero in disuso e ci sono tombe degli anni 80, massimo anni 90, sono tenute molto bene. Perché a quanto pare che tipo i lituani hanno molto rispetto per i morti e cose varie, e quindi tipo quando è ogni santi vengono qua, portano offerte di cibo, eccetera. Cioè tipo giorno dei morti del Messico, vagamente, solo che dura settimane. Cosa c'è qua? Un asilo? Sono un casino di bambini. Sembra un asilo. Che è? Nameris Medille. Valdorfo Derzelis? Gelis? Non ne ho idea. Ok, sono tornato alla macchinina. Lasciamo giù un paio di robe e poi vado a casa. E comunque viaggiare totalmente alla cazzo di cane senza informarsi prima è mille volte meglio che andare nei luoghi sapendo già cosa c'è. Sono un po' provato e mi sdraio un attimino, mi riprendo dall'asma perché non mi è ancora passata, e mangio qualcosa, non cucino niente, cioè mangio e basta, e poi esporto tutta sta roba e mi viene male.